Al Garilli il Piacenza supera la Pistoiese al 92esimo grazie ad un calcio di rigore trasformato dall'ex di turno Franco Ferrari. È stato un episodio a decidere la partita, in particolar modo un errore dell'estremo difensore ospite dal quale è nato poi il penalty. Una gara che si stava per chiudere su uno 0-0 difeso fino a quel punto dalla squadra di Mister Asta, nonostante i padroni di casa avessero provato a trovare il gol del vantaggio più volte. Il primo tempo il Piacenza va subito in avanti, prima con Terrani, poi con Ferrari che spara alto sopra la traversa. Il gioco è in mano agli uomini di Franzini, che però non riescono a penetrare come vogliono. Dall'altra parte la Pistoiese fa poco o niente se non limitare le ripartenze dei padroni di casa. Solo nei minuti finali di questa prima frazione Terrani è più pericoloso, ma il risultato non si sblocca e si va negli spogliatoi sullo 0-0. Il secondo tempo si riparte con gli stessi ritmi del primo. Inizia però la giostra dei cambi con Franzini che opta per Di Molfetta e Sestu ed è proprio l'appena entrato Di Molfetta a farsi vedere dalle parti di Pagnini che risponde presente e dice no. Sempre il Piacenza che ci prova con Ferrari per ben due volte, ma l'attaccante biancorosso non c'entra mai lo specchio della porta. Nelle fila arancioni entrano Fanucchi e Piu, ma poco cambia. Sembra esserci della stanchezza da entrambe le parti, anche se il Piacenza ci crede di più. Corsinelli, grazie agli ospiti, perdendo l'equilibrio in area e perde un'ottima occasione. Si va verso la fine del match, 3 minuti di recupero, tutto sembra ormai andare verso la divisione della posta in palio, ma non è così. Al 91esimo ecco il fatto, Pagnini sbaglia ad uscire, Cagnano stende Di Molfetta, rosso diretto per il difensore arancione e l'arbitro assegna il calcio di rigore al Piacenza. Sul dischetto, un minuto dopo, pronto il loco Ferrari, che non sbaglia e fa esplodere il Garilli. Si interrompe la striscia positiva della Pistoiese in casa della seconda della classe, arancioni che restano a 30, Piacenza che invece sale a 55, approfitta del pareggio esterno della capolista Entella e si porta a -2 dai Liguri.